La Sicilia e la Calabria, vicine e lontane a seconda del punto di vista. Un po' come il mondo della ricerca. Nell'immaginario collettivo arroccato nelle università e nei centri di sperimentazione, ma in realtà quanto mai vicino in tutto ciò che ci circonda. Come in queste colonne, ad esempio, dove arte, scultura e studio dei materiali si fondono e restituiscono storia, bellezza e speranza di rinascita a Reggio Calabria. Il mio viaggio tra Calabria e Basilicata, intrapreso per raccontare la Notte Europea dei Ricercatori 2020, parte da qui, in piena pandemia mondiale da Covid-19. Credo che proprio in questo periodo sia venuta finalmente alla luce l'importanza della ricerca. Da qualche mese si parla continuamente di ricerca, lo sentiamo attraverso i mass media, gli organi di governo del paese pronunciano la parola ricerca continuamente. Ci si è resi conto che il mondo, il futuro del mondo è nelle mani della ricerca. La ricerca è il sostegno delle attività produttive, la ricerca è il sostegno dell'innovazione, la ricerca è il motore, direi, della vita, ma fino a poco tempo fa tutto questo è rimasto un po' nell'ombra, il ricercatore è portato a operare nell'ombra, nel silenzio. Paradossalmente una crisi così grande ha dato la possibilità alla ricerca di venir fuori in tutte le sue sfaccettature. Le varie facce della ricerca che incontro nell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria sono diverse. Dal concepire una bicicletta da corsa completamente in legno dell'Aspromonte allo studio delle energie alternative nel laboratorio naturale dello Stretto di Messina. Dalla chimica degli alimenti per migliorarne la qualità e la sicurezza in favore dei consumatori alla produzione solidale di igienizzante per le mani, così importante in questo momento di emergenza. Riparto rinfrancato. Uno splendido arcobaleno sembra indicarmi la strada, sembra accompagnarmi verso la tappa di Catanzaro, con la consapevolezza che nel mezzogiorno d'Italia si fa ricerca, tanta bella ricerca. La cosa bella secondo me è che è una malattia contagiosa fare ricerca. Uscire dall'ufficio dove guardi solo carte e fare l'amministrativo ed andare a fare ricerca o dialogare con i giovani della ricerca che si fa e dei risultati che si ottengono, forse è la cosa più bella. Per me è come veramente prendere un farmaco che mi mantiene giovane e mantiene la mia mente allenata, perché secondo me la ricerca ti rende libero di poterla fare, non ha lingue, non ha religioni, non ha partito, non ha nessuno. E questa malattia, ho visto che è contagiosa, ognuno nel suo campo fa della buona ricerca. La buona ricerca all'Università Magna Grecia di Catanzaro è fatta, ad esempio, di studi farmacologici con materie prime del territorio quali la liquirizia, che viene usata nella produzione di antinfiammatori, o di studi biomedici in campo oncologico, con l'analisi molecolare delle cellule tumorali per ottenere farmaci e terapie salvavita. Certo, per fare ricerca ci vogliono docenti, strutture e investimenti, e per questo le regioni rivestono un ruolo fondamentale di cerniera tra lo Stato e gli Atenei per sostenere la programmazione scientifica, anche veicolando gli ingenti finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea. La regione è il tramite attraverso cui i progetti di ricerca possono essere realizzati. Io quello che dico sempre è non vi preoccupate, se io contatto un ricercatore che ha un progetto, non vi preoccupate dei soldi, preoccupatevi di realizzare un progetto e puntate in alto, i mezzi ve li daremo noi della regione, i mezzi ci sono. Anch'io la penso così, i soldi ci sono. Ciò che è necessario è avere idee, buone idee, e quindi avere tanti giovani appassionati che riescano ad immaginare il futuro. Il mio viaggio continua verso Cosenza. Ho già incontrato tanti giovani, studenti e ricercatori, tutti motivati ed entusiasti. Gli stessi che vedo lavorare nell'Istituto per la Tecnologia delle Membrane, fondato dal CNR in un padiglione dell'Università della Calabria, dove sviluppano l'applicazione delle membrane nei settori più svariati, dalla salute all'agroalimentare, fino ad arrivare al mondo dello spazio.
La nota dei ricercatori è molto importante per rendersi conto che effettivamente la ricerca, la scienza non è una cosa astratta, ma è una cosa di tutti i giorni. Come dimostra infatti il nostro laboratorio, siamo circondati, grazie proprio al fatto che siamo all'interno dell'università, da diversi studenti, laureandi, dottorandi, e in particolare l'unicità anche del nostro laboratorio, circa 70-80% del personale di ruolo e non di ruolo sono ricercatori donne. Insomma, la ricerca sembra essere donna. Come donna è la supereroina simbolo di Super Science Me Research in Your R Evolution, il progetto che unisce gli Atenei di Calabria e Basilicata nell'ambito della Notte Europea dei Ricercatori 2020. Super Science Me, la Notte dei Ricercatori, per noi arriva alla 7ª edizione. Sin dal 2014, ininterrottamente, ogni anno, abbiamo organizzato, finanziato e svolto questo bellissimo evento che sta avendo una risonanza crescente. Quest'anno facciamo un salto di qualità. Quest'anno ci siamo aperti, diciamo, alla collaborazione interuniversitaria e interregionale. Il progetto coinvolge due regioni, gli Atenei della Calabria e della Basilicata, e questa cosa è stata molto apprezzata. Quindi questo dimostra che fare squadra, lavorare in sinergia, conta, aiuta. Sono solo in 7 i progetti finanziati in Italia dalla Commissione Europea e noi siamo uno dei 7. Qui al Sud non è scontato, siamo orgogliosi anche di questo. Super Science Me è dunque una sorta di ponte. Un ponte tra 4 università, un ponte rivolto all'Europa. È un ponte, insomma, che unisce e accoglie come fa il ponte Bucci, che raccorda i padiglioni di questo Ateneo, che è lo scheletro e l'ossatura del simbolo del progetto, e che è quel nastro di metallo che solo per quest'anno accoglierà in forma virtuale bambini, ragazzi e famiglie. La Notte dei Ricercatori non si ferma perché nonostante l'epidemia, nonostante l'emergenza che siamo costretti a vivere in questo periodo, abbiamo inteso immaginare, ripensare completamente il progetto e portarlo completamente online. Basterà semplicemente collegarsi a internet e seguire il tutto sulla nostra piattaforma. Cioè, l'obiettivo non è soltanto quello di dire noi siamo bravi e vi facciamo vedere quello che facciamo. Ormai il concetto proprio stesso di public engagement è cambiato molto. Adesso si cerca di fare questo incrocio, di fare il cosiddetto co-design, la co-progettazione dello sviluppo del territorio tra Ateneo e sistema sociale e società in genere. Super Science Me si rivolge a tutti, è l'università che si apre verso il territorio. È un modo perché l'università non rimanga soltanto un luogo chiuso dove si fa ricerca, si fa didattica, perché la consapevolezza dell'università oggi è che dobbiamo aprirci al territorio, perché l'università deve essere un luogo che contribuisce alla crescita del territorio, e non c'è momento migliore che presentarsi alle persone che magari poco hanno a che fare con l'università per far conoscere quello che si fa all'interno dell'università. Al di là di quelli che sono i pilastri e gli obiettivi stabiliti inizialmente nel progetto, possiamo dire che l'importanza di Super Science Me, di questo supereroe che è diventato poi nel tempo una supereroina, è quella di voler avvicinare i giovani calabresi e lucani per dare loro una speranza e per far capire loro che in Calabria, in Basilicata e al Sud in generale si fa ricerca di eccellenza. Prima di ripartire, ho il piacere di toccare con mano, nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Cosenza, l'attività di alcuni giovanissimi ricercatori, alle prese con un restauro di opere d'arte fatto con il preciso scopo di conservare e tramandare questi beni alle generazioni future. E l'edizione 2020 di Super Science Me è proprio un viaggio nel tempo, dalla preistoria custodita nei musei di storia naturale dell'Università della Calabria al futuro che aleggia nel centro di geodesia spaziale di Matera, dove si studiano la forma e le evoluzioni della Terra e si misura il costante allontanamento della Luna. Sono arrivato in Basilicata, è l'ultima tappa del mio viaggio. Neanche mi sono reso conto di aver attraversato un confine, perché confine non esiste tra queste due terre unite dal Parco Nazionale del Pollino. Dalla città dei Sassi mi sposto verso Potenza. A Tito mi imbatto in un momento divulgativo a cura del CNR, fatto tra gente comune. Si parla di misure dell'atmosfera e della qualità dell'aria che ci sovrasta.
La ricerca è infatti anche divulgazione e la ricerca messa in campo dall'Università degli Studi della Basilicata va, tra le altre cose, dal recupero delle acque di scarto per l'irrigazione alla sperimentazione per rendere antisismiche le abitazioni, dal riportare alla luce vestigia millenarie allo studio di testi dell'antichità. La Notte Europea dei Ricercatori punta ad appassionare soprattutto i giovani, ad incuriosirli, a fargli capire come un'attività di ricerca si traduce poi in vita concreta, non solo in studio. Quest'anno il poter fare questa iniziativa, confrontandosi, entrando in una sorta di sana competizione con quello che fanno gli Atenei, gli altri Atenei, è particolarmente stimolante, perché l'idea che un giovane venga attratto dall'università, venga attratto dalla ricerca, ma poi vada ad operare nell'Università della Basilicata, piuttosto che nell'Università di Cosenza, di Reggio Calabria o di Catanzaro, per noi è esattamente la stessa cosa, e l'obiettivo sarà raggiunto se presso una qualunque di queste università ci sarà anche un giovane in più che si iscrive perché ha trovato stimoli in questa iniziativa della Notte dei Ricercatori. Termina qui questo mio viaggio che svela il volto della ricerca, scientifica, umanistica, tecnica, sociale, medica. Lo riprenderò presto, certo, perché la ricerca è proprio questo. È come un ponte, come quello di Sergio Musmeci a Potenza, quello di Santiago Calatrava a Cosenza, quello di Riccardo Morandi a Catanzaro, come quello che ancora non c'è tra la penisola e la Sicilia. Un ponte che ci porta dal passato al futuro. Un ponte da percorrere, giorno dopo giorno. Thank you.